Adesso però Barbara, cambiamo totalmente argomento perché siamo nel periodo di Natale, il nostro Lorenzo Valeriani si trova a Chieti con il coro in canto proprio per la musica natalizia.
E allora abbiamo ascoltato altri meravigliosi pezzi di questo straordinario periodo che è quello natalizio e siamo con Daniela Di Marco che è corista ma soprattutto presentatrice. Non vuole rubarmi il mestiere, spero però. Assolutamente no, perché non sono una professionista, però è un ruolo che diciamo mi diverte e mi fa piacere anche perché riesco a presentare tutti, diciamo, oltre che coristi, anche amici, perché quello che ci accomuna sia la passione per il canto, ma anche diciamo, stare bene insieme. Ecco, nasce anche un legame, no? Forte, personale, diretto, perché poi ovviamente ci si incontra, ci si vede, si fanno le prove, ci sono i concerti, e nasce un'amicizia anche oltre, no? la professione, chiamiamola così. Sicuramente oltre il ruolo del corista, quindi dell'impegno, c'è anche la parte del divertimento e anche con la musica riusciamo anche in altri ambiti, non solo liturgici, certo, corali, ma anche ad allietare, diciamo, anche serenate oppure improvvisate e ci divertiamo. Quello che ci accomuna, ci fa piacere stare insieme e anche belle mangiate. Lei è un contralto da quello che, sì, che mi ha detto, sì. Abbiamo parlato poco fa col direttore, a lui ho chiesto
quante ore, quanti giorni a settimana sono necessari per migliorare, no? Questo percorso corale. Ecco, bisogna fare incastrare anche gli impegni familiari e quelli lavorativi. E quanta difficoltà c'è? Beh, c'è difficoltà perché tante volte si è stanchi, si ha da fare altro. Però c'è sempre quella molla che scatta, sia per migliorare, grazie anche al nostro maestro, che non solo cura le voci, ma lui le coltiva. Quindi ha sempre un'attenzione, sempre un consiglio per farci migliorare e per fare del canto proprio l'espressione e la gioia di cantare in tutti i coristi. E spesso, ripeto, è difficile, però si fa. Perché ci vuole la passione soprattutto, Daniela. Passione, ma otteniamo anche delle bellissime soddisfazioni. Benissimo, perfetto. Noi ringraziamo Daniela Di Marco, contralto, corista ovviamente, ma anche presentatrice di questo coro che gira tutto l'Abruzzo e non solo, per allietare non solo gli abruzzesi, ma un po' tutti gli italiani. Grazie di cuore, buon Natale ovviamente. Buon Natale a tutti, grazie. Grazie a te Daniela, rimanete con noi.